Buonasera, eccoci qui con 21:03 minuti primi con la nostra puntata del venerdì, una puntata dedicata soprattutto al derby capitolino. E vabbè, poi vedremo il menù, ci saranno altre cose, però diciamo che i due terzi della puntata saranno dedicati al derby capitolino con due grandissimi ospiti che abbiamo identificato come gli ottavi re di Roma. Io mi ricordo che all'elementare si citava Romolo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Ancomarzo, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Anche se l'ottavo re di Roma, e qui i nostri amici romani mi smentiranno, era dato come in compartecipazione con Romolo un tale Tito Tazio, re dei Sabini, per cui sarebbero i nostri due ospiti nono e decimo. Però, insomma, a scuola noi dicevamo che erano i sette re di Roma, quindi il Tazio non veniva neanche citato, anche perché il ratto delle Sabine, come voi sapete, è stato ordito proprio dal primo re di Roma, Romolo, insomma. Però, bando alle chiacchiere, passiamo all'ottavo e al nono re di Roma, per cui spazio a Fabrizio aspetta che io non mi ricordo mai, è Diego Fabrizio, che poi ci racconta del romanista, ci racconta un po' la sua attività e fa subito gli onori di casa, perché lo consideriamo uno dei nostri. Vai Fabrizio. Buonasera a tutti, intanto, sì, io scrivo su Il Romanista e parlo anche, faccio lo speaker qualche volta su Radio Romanista, quindi insomma mi occupo come si evincerà dai titoli delle testate di cui faccio parte, mi occupo principalmente, se non esclusivamente, della Roma, che è reduce, come forse saprete, insomma, da una brutta serata, quella di ieri in Coppa, e si deve proiettare subito già entro ormai meno di 48 ore in quella che poi è la sfida delle sfide in questa città, e quindi aspettiamo di capire se ci sarà una reazione oppure no. Noi ovviamente da questo lato lo speriamo e vediamo che cosa succederà domenica all'Olimpico. Fabrizio, comunque il Romanista è un mensile che viene No, è un pubblicato anche quotidiano. in è un No, è un quotidiano, quotidiano. anche sul cartaceo, Guarda, o principalmente web. è stato un cartaceo dal 2004 all'anno scorso, in Me pratica, e lo poi ricordo. dalla carta, come purtroppo, io dico purtroppo dal mio punto di vista perché sono un nostalgico, però dalla carta siamo passati anche noi allo sfogliabile online, quindi ai PDF, a quelli che oggi sono molto più Certo. utilizzati dalle nuove generazioni. Sì, ma era distribuito allo stadio prima No, delle no, no, era partite? Ah. un quotidiano che si trovava nelle edicole di tutta la regione, in realtà. Dal Ah. 2004 al 2022 è stato rintracciabile in tutte le edicole. Nell'ultimo anno di vita, diciamo, del cartaceo, è rimasto cartaceo nei post partita, quindi era una sorta di match program post datato, diciamo, che andava Sì, sì, sì. nell'immediata successione delle partite che la Roma giocava in campionato e Coppa. Ora Ah. invece è semplicemente un quotidiano che diciamo, è diventato uno sfogliabile online, Ah, benissimo. oltre ad Sì, avere un sito, insomma, tutte le altre cose, ma il sito sì. è un'altra questione. Sì, sappiamo che il sito, dopo ne parliamo appunto dei siti che ormai m'hanno, gli esperti della nostra redazione mi hanno detto sempre che il sito ormai è un qualcosa che ti deve portare alle reti sociali, è uno strumento per avere dei contatti sulle reti sociali. Il sito bisogna averlo, ma è uno strumento per arrivare ad un pubblico molto più vasto e così via. Per cui dopo Fabrizio Pastore passiamo all'altra parte. Non so se sia il nono re di Roma o sia l'ottavo, poi alla fine della serata decideremo, oppure addirittura alla fine del derby capitolino con Diego Mariottini, che era già stato nostro ospite la scorsa stagione. Grazie Diego per la tua presenza. Grazie a voi, buonasera Carlo, buonasera a Sì. tutti. Beh, ottavo o nono non è importantissimo, l'importante è stare nella top ten, poi come ci posizioniamo va bene comunque, insomma. Sì, anch'io mi sto preparando, come dire, con un'emozione crescente al derby, non ci arriviamo benissimo nessuna delle due, e per questo quando insomma le squadre
le due squadre romane non vivono una settimana tranquilla per motivi diversi, anche magari con risultati diversi, il derby diventa ancora più importante. E normalmente quando diventa più importante la prima cosa è sempre non perderlo, poi tutto quello che dovesse venire in più sarebbe veramente oro colato. Credo che questo valga per entrambe le parti. Sì, Diego, perché poi la top 10, che poi per il campionato italiano sarebbe la top 4, la top 4, perché sono le quattro che, insomma, andando in Champions League c'è una bella differenza, come mi disse Spalletti una volta, e mi disse: di 10 presidenti, 8 ti chiedono di andare in Champions League, di essere fra i primi 4. Io per top 10 intendevo i re di Roma, ottavo. Allora niente, mettiamo dentro anche Tito Tazio. Perfetto, benissimo, adesso spazio subito alla nostra redazione, per cui Fabio lo teniamo per ultimo, perché come sapete è l'uomo dei numeri, è l'uomo che dà i numeri anche, e da Napoli direttamente Paolo Caccese, che vedo vestito d'azzurro, Sì, vestito d'azzurro, come dire, giusto per dare un tocco di partenopeo alla trasmissione, o laziale se vogliamo, no? Quindi a Diego è un colore che sicuramente sta bene. Niente, sponda Napoli, una breve parentesi e poi ci tuffiamo nel derby. Sapete che sono, c'è il quarto posto in classifica, ma ovviamente l'amore in bocca per il risultato in Champions è grande, perché con una vittoria si ipotecava in maniera molto seria il passaggio agli ottavi. Così non è stato, un gol preso da Bolli, un Napoli che non decolla perché fa un passetto avanti e due indietro, i tifosi sono scontenti, De Laurentiis sempre più sul pezzo che vuole fare un po' tutto lui, l'allenatore, il direttore sportivo e il presidente, insomma, gli ingredienti per fare un po' di sana critica ci sono tutti, i tifosi sperano ardentemente perché che Garcia vada via. Io non so, magari poi chiedo a Fabrizio l'esperienza di Garcia in Roma qual è stata, ma a Napoli i tifosi sono un po' scontenti dell'operato del tecnico francese. Eh beh, Poi insomma, rispondo. Vai, 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 Fabrizio, poi passiamo a Gabriele. Vai, Fabrizio. Allora, noi abbiamo avuto gli stessi allenatori con una sequenza opposta, cioè Garcia prima e Spalletti poi, e da voi è successo il contrario. Noi Spalletti lo avevamo avuto anche prima, insomma, in un ciclo che fu molto felice di diversi anni prima. Però ti dico che nell'ultimo ciclo, quello più recente, quello dopo l'avvento di Garcia, la differenza era enorme e straordinaria, nel senso che la Roma di Garcia fu una squadra che giocò un primo campionato straordinario, molto al di sopra delle aspettative. Se ti ricordi, fece quelle 10 vittorie iniziali consecutive, record di tutti i campionati di Serie A, e comunque fu un'annata molto fortunata, diciamo, dal punto di vista dei risultati, nel senso che arrivò a seconda e per a lungo contese lo scudetto alla Juve cannibale di quegli anni. Però poi da quel momento in poi si rotta la magia, si capì, insomma, abbastanza presto che Garcia, dal punto di vista tattico, lasciava molto a desiderare. E anche, ti dico, alcuni, insomma, spifferi di spogliatoio rivelavano che comunque era un allenatore che studiava molto poco gli avversari, studiava poco gli aspetti tattici, non era assolutamente attento, diciamo, a molteplici questioni inerenti il campo. Molto probabilmente lui puntò sulla voglia di riscatto di una squadra che aveva perso male la finale di Coppa Italia proprio in un derby, e sull'arrivo di una serie di giocatori che erano molto molto importanti dal punto di vista caratteriale. Penso a Maicon, a Strootman, allo stesso De Santis, che tu conoscerai, il portiere, e tutti questi, insomma, inseriti in una squadra con i De Rossi, Pjanic, Totti e poi di lì a poco i Nainggolan, insomma, era una squadra abbastanza forte dal punto di vista della Bella cosa. personalità. Sì, esatto, e poi però da lì in poi, rotta la magia, Garcia si è dimostrato davvero insomma, un allenatore con delle carenze, secondo me, molto importanti dal punto di vista tattico, che poi ha messo in luce nei 2 anni successivi, quando la Roma probabilmente aveva una squadra forse, se non più forte della Juventus, ma almeno di pari livello. Alla Roma arrivarono Alisson, Szczęsny, cioè i due portieri della Roma erano Alisson e Szczęsny.
tanto per rendere l'idea, Rudiger in difesa, arrivò Dzeko e Salah in attacco, arrivarono dei giocatori davvero fortissimi, quindi era una squadra stellare e faticò con Garcia rimediando anche delle brutte figure in Europa. Con Spalletti viceversa, da quando Spalletti si tornò a Roma inanellò una serie di risultati incredibili, ridando un gioco alla Roma molto molto spettacolare, segnando tantissimi gol, facendo record di punti su record di punti che non servirono perché entrò in corsa il primo anno, e il secondo anno si aprì quella querela con Totti che magari qualcuno di voi ricorderà, che probabilmente insomma ha danneggiato lui e tutta la squadra. Detto questo, mi sembra un allenatore che dal punto di vista tattico abbia davvero poco da imparare, mi riferisco ovviamente a Spalletti, e che ha avuto il giusto premio oggi con la nazionale, ma che nel primo anno in cui ha avuto uno spogliatoio senza come dire problemi interni, e quando ha chiesto questo ha, secondo me ha addirittura sovradimensionato il Napoli, perché l'Hotbotka dell'anno scorso sembrava Gundogan, perché Mario Rui, che noi abbiamo visto qui a Roma, sembrava Roberto Carlos e così via. Quindi è un allenatore che secondo me estrapola il meglio del meglio dai giocatori, ma io ti parlo anche di, non so, i Perrotta, i Tonetto, i Cassetti della prima esperienza di Spalletti a Roma, erano dei giocatori normalissimi che con lui sembravano assolutamente overperformanti. Quindi un allenatore secondo me con pochi eguali in Italia e credo anche in Europa, almeno dal punto di vista tattico. Poi caratterialmente ha anche lui i suoi limiti, li ha dimostrati soprattutto quando ha avuto a che fare con le grandi personalità, Totti, Cardi, anche in parte Mertens e Insigne a Napoli, insomma, sì, quindi sì. Qualcosina si paga da quello, lo soffre, lo soffre. Però secondo me non c'è partita fra i due. Bene, benissimo Fabrizio, grazie per questa tua analisi su Garcia. Adesso diamo subito la parola a Gabriele, che è il nostro esperto di calcio internazionale. Gabriele, vai. Buonasera, vai. Buonasera a tutti, buonasera. Tutto qua Gabriele, non ci dici niente, sì, di Juve Cagliari? Perché praticamente si ritrovano a panchine invertite, si ritrovano Ranieri e Allegri, certo. Il ricordo è di quella vittoria del Cagliari maturata in rimonta 3-2 nel 2008-2009, era la seconda giornata di ritorno e Allegri fece molto bene a quel Cagliari. Ecco, curiosità lato sponda Cagliari, Jeddah ha un po' smentito tutti quelli che dicevano che Allegri, tutti quelli che dicono, ma lo è sostanzialmente un difensivista, perché lui ha detto sostanzialmente: guardate che Allegri riesce a fare con quello che, col materiale che ha, siccome a noi del Cagliari piaceva tener palla, piaceva attaccare, non ci ha mai detto difendetevi, non ha mai tra virgolette costretto il Cagliari in un atteggiamento difensivo, e quel Cagliari a Torino vinse meritatamente. Bene Gabriele, dopo ti coinvolgiamo durante la puntata, la discussione, calcio internazionale e tutto quanto. Adesso l'uomo che dà i numeri, o l'uomo dei numeri, a dir si voglia. Fabio, a te la presentazione del derby. Allora, prima della presentazione mandiamo il menu, che questa sera è vero, è un menu a base di abbacchio, per cui abbastanza gustoso. Pesante. Ok, allora passiamo alla presentazione statistica. Commenti tu le statistiche, commentale tu. Commentale tu. Okay. Allora, Lazio-Roma. Chi sarà l'ottavo re? Ne abbiamo ampiamente discusso coinvolgendo i nostri ospiti Mariottini e Pastore. È ovvio che il risultato di questa partita è importante perché è preceduto da
due, diciamo, non prestazioni delle squadre romane nel weekend di Coppa. Allora, per quanto riguarda i dati generali, è ovvio, la Roma vanta 10 campionati in più della Lazio in Serie A, per cui i numeri sono molto più cospicui, i numeri generali. Quelli che possiamo andare a visionare sono sempre i rigori, che per la Lazio sono 456, di cui 352 quelli realizzati, mentre la Roma sono 500 esatti, di cui 357 a segno. Per quanto riguarda quelli contrari, 412 per la Lazio, 296 subiti, 399, quindi la Roma rischia di fare pari con quelli pro e pari con quelli contro, e sono 283 quelli subiti. Le espulsioni sono 363 per la Lazio e 355 per la Roma. I clean sheet sono 852 per la Lazio e 1035 per la Roma. E questi numeri sono i totali. Quelli fra parentesi sono quelli ottenuti in casa dalla Lazio e fuori casa dalla Roma. Andiamo avanti e entriamo proprio nello specifico dei numeri del derby. Allora, sono 158 i derby in Serie A, campionato girone unico dal 1929-30 in poi. 42 le vittorie della Lazio, 27 casalinghe, contro le 56 della Roma, 25 in casa Lazio. Poi abbiamo 60 i pareggi, 27 quelli in casa Lazio. Le reti sono per la Lazio 156, 90 in casa, 198 per la Roma, 95 in casa Lazio. I rigori sono 21 per la Lazio e 22 per la Roma. 17 per la Lazio quelli realizzati, 18 quelli della Roma. Le espulsioni nel derby, 39 espulsioni dei giocatori della Lazio e 27 le espulsioni per i giocatori della Roma. Il dato sulle espulsioni fa capire che è sempre un derby molto acceso. Per quanto riguarda i clean sheet, sono 44 per la Lazio contro i 47 della Roma e 23 a 15 in casa Lazio. Le autoreti sono 6 autoreti per ciascuno, quindi 6 autoreti della Lazio e 6 autoreti della Roma. Il primato ha visto 49 volte la Roma sulla Lazio e 29 volte la Lazio davanti la Roma. Andiamo avanti e parliamo dei calciatori. Allora, i calciatori più presenti sono per la Lazio Wilson e Radu con 19 presenze, Favalli 18 e Puccinelli 17. Per la Roma 37 le presenze di Totti, 29 quelle di De Rossi, 22 quelle di Masetti e 20 quelle di Aldair. Per quanto riguarda i marcatori, per la Lazio ci sono Piola 6 reti, Rocchi 5 e a 4 troviamo un nutrito gruppo, Puccinelli, De Maria, Chinaglia, Nedved e Immobile. Per quanto riguarda la Roma, 11 le reti di Totti, 9 quelle di Da Costa e Del Vecchio, mentre 7 quelle di Volk e Montella. I giocatori in campo schierati nel derby sono 459 quelli della Lazio e 471 quelle della Roma. I giocatori andati a segno invece sono 88 per la Lazio e 104 quelli della Roma. Passiamo ancora avanti. Masetti era il portiere, eh? Il portiere portierissimo, sì, della Roma. Sì. Allora, in doppia maglia. Ecco, qui il dato in doppia maglia noi lo facciamo ogni settimana, è un dato abbastanza scarno. Diciamo, di solito doppia maglia sono 50, da 50 a 60. In doppia maglia sono 33 i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. In prevalenza quelle con più presenze per la Lazio sono 22 a 10. Fra questi abbiamo Allemandi, Blason, Cordova, Di Biagio, Vito D'Amato, Carletto Galli, Kolarov, La Rosa, Manfredonia, Mihailovic, comunque anche un nutrito Selmosson, che
è un giocatore famoso negli anni 50 perché fu uno dei calciatori più costosi nella storia del calciomercato. Per quanto riguarda Bonanni e Sulfaro, non hanno mai giocato con la Roma andando soltanto in panchina, mentre Sec non ha nessuna presenza con entrambe le squadre, né con la Roma né con la Lazio, ha solo frequentato la panchina di entrambe le squadre. Selmos, ricordiamo, raggio di luna. Raggio di luna, sì, Selmos. Raggio di luna. Sì. Per quanto riguarda l'arbitro, l'arbitro è Davide Massa, 191 partite sino adesso arbitrate, 77 le vittorie casalinghe, 56 quelle della squadra ospite. Rigori sono 34 a 32 a favore della squadra di casa, mentre le espulsioni 22 a 16 contro la squadra ospite. Nello specifico, con la Lazio ha arbitrato 23 partite, con 10 vittorie della Lazio e 5 pareggi, e 8 sono le sconfitte. Le reti della Lazio in queste partite sono state 26 quelle segnate e 30 quelle subite. 7 rigori a favore della Lazio e 6 quelli contro. E per quanto riguarda le espulsioni, 4 a favore e 4 contro. Per la Roma invece abbiamo 26 gare arbitrate, 10 vittorie e 10 pareggi e conseguentemente 6 sconfitte. 40 le reti fatte dalla Roma e 32 quelle subite. I rigori invece sono 2 a favore e 4 contro. Per quanto riguarda le espulsioni, sono 4 le espulsioni contro e 5 quelle a favore. Con questo abbiamo concluso. Posso allora, dai, fare una piccola notazione sui marcatori del derby? Vai, vai. Sì. Allora, volevo dire questo, se aggiungiamo anche diciamo, i marcatori diciamo, in Coppa Italia, Immobile andrebbe a 6 gol e andrebbe a 4 Milinkovic-Savic, che comunque sono, normalmente vengono computati, come andrebbe a 4 anche Roberto Mancini. Sì, questo per chiarire... Sì, sì, dico, questi dati riguardano solo il campionato dal 1929-30 a ieri, diciamo. Non comprendono Coppe Italia, Supercoppe, queste sono escluse. Quindi riguardano soltanto il campionato. A girone unico e non comprende neanche il 45-46, dove Roma e Lazio parteciparono insieme al campionato centro-sud, al girone centro-sud. Allora, dai, cominciamo con Sponda Roma, insomma, la possibile formazione, e soprattutto ci sono tre o quattro assenze importanti, a parte quella di Abraham, che sappiamo benissimo, poi mi sembra che anche il capitano Pellegrini sia in forse, Zalewski, insomma, tre o quattro defezioni ci sono. A te, Fabrizio. Allora, Abraham e Kumbulla sono due giocatori che non stiamo più calcolando nemmeno fra gli indisponibili, perché sono fuori dalla scorsa stagione. Lungo dei genti, sì. Sì, lungo dei genti. Detto questo, la Roma ha dei convalescenti invece, fra i quali rientrano Renato Sanchez, che è rientrato in questa settimana, lo stesso Dybala, che la prima presenza dopo un mese di assenza l'ha fatta con il Lecce, ieri è stato tenuto parzialmente a riposo, poi è stato fatto entrare nell'ultima mezz'ora più o meno di gioco, però è un giocatore che reduce comunque da un mese di stop. E poi Pellegrini e Spinazzola, che sono gli altri due giocatori alle prese con problemi fisici di questo inizio stagione, che da oggi si sono allenati in gruppo. Spinazzola in realtà era già rientrato qualche giorno fa, sì. Pellegrini è rientrato da oggi in gruppo, hanno un allenamento, diciamo, che è stato quello di oggi, che è stato più che altro di scarico per la squadra che ha giocato ieri a Praga, e la rifinitura di domani, il che mi porta a pensare che difficilmente, insomma, saranno rischiati dall'inizio. Forse qualche chance in più potrebbe averla Spinazzola, che già da qualche giorno, insomma, era rientrato insieme al gruppo dei compagni, e che rispetto a Pellegrini ha meno alternative di ruolo, nel senso che Zalewski ed El Shaarawy, che sono i due possibili altri esterni sinistri, sono comunque due adattati al ruolo. El Shaarawy è di fatto una punta che si è prestato a giocare a tutta fascia, tra l'altro in un 3-5-2, quindi nemmeno in una
diciamo in un 4-4-2, quindi davvero facendo tutta la fascia, compresa la fase difensiva, e lo stesso Zalewski che nasce trequartista in primavera e Mourinho adatta in questo ruolo fra alti e bassi, molti alti nella prima stagione, molto più a singhiozzo nella stagione scorsa, e quest'anno insomma è un giocatore che ha dimostrato di andare in difficoltà soprattutto nelle partite importanti contro interpreti del ruolo sulla fascia destra che invece sono magari più strutturati di lui e più portati a giocare sulla fascia. Quindi ci teniamo questi due dubbi su Pellegrini e Spinazzola, e per il resto ovviamente continua a mancare Smalling, quindi difesa obbligata, e quindi davanti a Rui Patricio il terzetto sarà il solito, quello composto da Mancini, Llorente e Ndicka. Io credo che potrebbe giocare Kasdorp a destra, a cui ieri è stato risparmiato un tempo a Praga, e ripeto, io vedo Spinazzola favorito su Zalewski a sinistra. Il centrocampo dipenderà molto dall'utilizzo o meno di Lorenzo Pellegrini. Se Pellegrini non dovesse farcela, dare garanzie di tenuta fisica soprattutto per poter disputare tutti i 90 minuti di una partita che comunque richiede un'alta intensità, e io credo che il centrocampo sarà composto da Cristante, Bove e Paredes come perno centrale, e davanti Dybala e Lukaku. Fabrizio, allora, ultime tre partite sofferte, sia col Monza in casa che col Lecce. Forse quella dell'Inter non è stata sofferta, perché poi non siete, io l'ho vista a San Siro, non siete neanche scesi in campo, secondo me, insomma, proprio 0-0 assoluto. Forse quel colpo di testa di Cristante alla fine, che un po' in modo plastico ha sventato Sommer. Cosa ne pensi? Poi parliamo della Lazio. Sì, la partita di San Siro diciamo fa un po' eccezione rispetto a tutte le altre e va anche un po' secondo me contestualizzata con quella che era la settimana della Roma, che arrivava da una sfida di Coppa giocata meno di 72 ore prima. La Roma aveva finito di giocare 67 ore prima rispetto a quella la partita di San Siro, e veniva con tutta questa squadra, con i problemi che abbiamo elencato ora, ma senza i convalescenti, quindi a questa squadra che potrebbe scendere in campo nel derby, insomma, andavano levati gli stessi Pellegrini, Spinazzola, anche Dybala era assente, Smalling non ne parliamo proprio, e così via. Quindi una squadra senza alternative, sì. E quindi col fiato corto di giocatori che avevano giocato poco prima e senza reali alternative per potergli dare dei cambi, contro una squadra come l'Inter, che è nettamente la più attrezzata d'Italia, secondo me, in questa fase, come dice anche la classifica, e che aveva dal canto suo anche due giorni di riposo in più nelle coppe, quindi partiva da una situazione in cui diciamo la gestione della gara, che era quella di tenere il risultato il più possibile fermo su una situazione di parità, rischiando il meno possibile, di fatto la Roma aveva rischiato poco, perché a parte una parata di Rui Patricio e una traversa, l'Inter aveva attaccato molto ma in maniera un po' sterile, e quindi il piano era abbastanza riuscito fino a 10 minuti dalla fine, quando poi un errore, uno svarione difensivo di Llorente, che tra l'altro era stato uno dei migliori, ha mandato in porta Thuram. Però insomma quella era una partita che così era una sconfitta che, come dire, ne ci poteva stare nell'ordine delle cose, sia per i rapporti di forza sia per quella che era la contingenza fisica e di infortuni, insomma, di indisponibili. Per quanto riguarda le altre partite, secondo me Monza e Lecce sono due partite molto differenti fra loro. Con il Monza la Roma non ha giocato per niente bene, ha fatto grandissima fatica a trovare la via del gol, l'ha trovato nel finale con un guizzo individuale, ma è stata una partita in cui ha sofferto paradossalmente anche di più quando si è trovata in superiorità numerica. Con il Lecce viceversa ha fatto una partita secondo me importante nel primo tempo, giocando anche molto bene e sciorinando un calcio che difficilmente tra l'altro fa vedere questa squadra da quando c'è Mourinho, però insomma era una partita che la Roma meritava di vincere oggettivamente, poi si è trovata sotto più per un caso direi che per reali meriti del Lecce, e poi è riuscita a riportarla sulla giusta via anche grazie ai cambi di Mourinho, insomma, e grazie alle invenzioni di Dybala, che ha trovato quel corridoio pazzesco per Lukaku. Quindi lì è stata sono delle partite secondo me molto diverse, che lette soltanto con i risultati dicono fino a un certo punto insomma quello che è successo davvero in campo. Sì, grazie Fabrizio. Diego, allora, belle partite,
vittoria a Sassuolo, vittoria in casa con la Fiorentina, poi capitombolo a Bologna. Dacci un po' la situazione, anche la situazione della squadra, infortunati, polemica di Immobile, è una polemica che secondo me non ci sta, perché il tre volte capocannoniere e capocannoniere Scarpadoro, capocannoniere anche col Torino, se mi sembra 200 gol in 311 partite, mi sembra. Sì, allora da dove cominciamo? Da Immobile? Comincia da dove vuoi. Va bene, allora la polemica di Immobile, così, io trovo che non abbia molto senso, ma è una polemica che è cominciata da un po', insomma ci sono questi mugugni da parte della tifoseria che poi sono diventati mugugni anche del giocatore. Ricordiamo tempo fa un'intervista, insomma, che non è da Immobile, perché è sempre stato, come dire, un giocatore importante, ma anche, diciamo, un personaggio abbastanza posato. Diciamo, ha cominciato a ventilare in qualche modo anche la possibilità di andare via, che era una cosa che non aveva mai fatto e che, come dire, non sta, come posso dire, nelle cifre comunicative del personaggio. Questo è risultato abbastanza strano e ha dato l'idea in qualche modo di qualche mal di pancia interno, probabilmente allo spogliatoio. Poi, insomma, la situazione si è un po' acquietata, un po' il gol al 95esimo, il rigore contro la Fiorentina che ha regalato 3 punti alla Lazio, obiettivamente abbastanza generosi. Il gol, secondo me, molto bello contro il Feyenoord, che insomma ci ha dato 3 punti fondamentali per sperare di passare il turno di Champions. Comunque, diciamo che sono voci che stanno rientrando, però ecco, quello che, diciamo, di Immobile soprattutto ha sorpreso non è tanto, diciamo, la polemica, quanto il fatto i tempi della polemica. Vale a dire, non aveva mai, come dire, avuto accenni di questo genere. Occhio che ci sono i procuratori in mezzo, Sì, sì, ma adesso non diamo solo la colpa ai giocatori, No, c'è anche questo aspetto. La polemica inizia quando sostanzialmente è messo in discussione da un altro giocatore, cosa che, insomma, è sempre spiacevole, diciamo, nella forma e nella sostanza. Però, insomma, ecco, adesso queste polemiche sembrano rientrate, per fortuna rientrate, per fortuna della Lazio, al momento giusto, e chiaramente, insomma, domenica sarà in campo nel derby, nella speranza, insomma, che dica la sua. Per quanto riguarda la squadra, infortunati, situazione. Allora, infortunati. Non convocato da Spalletti, Immobile, non è stato convocato. Sì, sì, ma questo, insomma, come dire, si era capito. Credo che probabilmente, io sono dell'idea che ci sia anche forse qualche dissapore tra i due, perché non si può passare nel giro di 3 giorni da capitano a riserva della riserva. Viene da sospettare che qualche cosa sia intervenuto e poi, insomma, si è, come dire, sentita qualche diciamo battuta un po' piccata da parte di Spalletti, che sta un po' nella cifra polemica dell'allenatore, ma che, insomma, forse, diciamo, dà anche un po' il senso della situazione del rapporto al momento. Vedremo. Comunque, diciamo, tornando alla Lazio, in particolare alla situazione infortunati, c'è Marusic fuori, giocatore importante, perché adattabile, sempre presente, sempre pronto a dare il suo contributo. Sicuramente a destra giocherà Lazzari, a sinistra bisogna vedere se Sarri metterà Isai o Luca Pellegrini, che ha approcciato molto bene la partita contro il Feyenoord, partita soffertissima, dove c'era molto da soffrire e dove Pellegrini ha dato veramente un contributo importante in fase di ripiego. Questo credo che abbia fatto salire molto le sue quotazioni negli ultimi giorni, e vedremo quali saranno le scelte. Per quanto concerne gli altri infortunati, sappiamo che, appunto, Zaccagni e Luis Alberto non sono al meglio della condizione, dovrebbero rientrare probabilmente entrambi. Se questo non fosse possibile, io credo che Sarri potrebbe optare per i Saxen sulla fascia. Non credo Pedro dal primo minuto, perché
Pedro credo sia molto più efficace a partita in corso, e magari il giapponese Kamada al posto di Luis Alberto. Però chiaramente queste sono tutte ipotesi, alla fine dipenderà, come dire, dal quadro clinico. Per finire, il momento di gioco della Lazio è un momento molto, molto altalenante, perché comunque, per quanto, come dire, sbandierato il sarrismo, si è visto l'anno scorso, quest'anno si vede molto meno, c'è una difesa molto più perforabile rispetto all'anno scorso, dove appunto era stata la seconda miglior difesa e in vari momenti anche la prima. Il gioco sì, non è particolarmente scintillante, a volte si ha la sensazione di qualche calo atletico e anche probabilmente di qualche idea mancante. Bisogna vedere come evolverà la situazione. Comunque il derby, lo sappiamo benissimo, una partita a parte, la tattica conta, ma contano tanti altri fattori che sono tali da far saltare, diciamo, anche la tattica in secondo luogo. Questa è un po' la situazione. La Lazio deve, diciamo, dare un calcio ai risultati altalenanti e di gioco e proprio di tabellone, di classifica, perché appunto bisogna capire se la Lazio è quella dell'anno scorso, è quella che si è vista ai massimi livelli soltanto per un tempo in questo campionato, e mi riferisco a Lazio-Atalanta, o è quella che una volta fa bene a Sassuolo e poi perde inopinatamente contro il Bologna, dopo tra l'altro un primo tempo dispendiosissimo dove avrebbe dovuto essere in vantaggio per 2-3-0, ma poi si è visto nel secondo tempo che c'è stato anche un calo atletico notevole, per cui alla fine una partita che sarebbe stato strano pareggiare è andata anche a perderla. E questa è un po' la situazione al momento. Grazie Diego. Adesso spazio ai nostri amici, per cui subito domande. Io chiudo la conversazione e il sproloquio che ho fatto, per cui Paolo da Napoli, Gabriele e Fabio, in ordine. Vai Paolo. Sì, io direi domande tecniche sono superflue, perché l'ha detto Diego, il derby di Roma sfugge a ogni considerazione tecnica, no, di classifica. Io dico solo che mi sto divertendo moltissimo, ho avuto mio figlio che ha lavorato per 3 anni a Roma ed è in un gruppo WhatsApp dove si stanno scambiando delle cose esilaranti. Allora io chiedo a Diego e Fabrizio, visto che il derby di Roma è veramente bello sentito, c'è uno spettacolo prima, dopo, di ricordare ognuno di loro lo sfottò, la cosa più divertente dopo una bella vittoria della Roma e della Lazio che si ricordano, che ha fatto storia. Che so, penso al bagno di Delio Rossi nel Fontanone, dove però un poco prima tutti i tifosi avevano fatto qualcosa, no, nell'acqua. Insomma, mi farebbe piacere più una nota di colore che non tecnica, che abbiamo detto, questo derby sfugge a tutte le previsioni tecniche. Questa però è di colore paglierino. Esatto. Domanda per Diego o Fabrizio? Per tutte e due? Tutte e due, sì. I loro ricordi Lazio-Roma su questa, sullo sfottò più divertente o sulla cosa più eclatante che è successa dopo un derby. Allora, parlo io o Fabrizio? Parliamo anche di Oronzo Pugliese, di Anzalone. Andiamo indietro, che qui abbiamo una memoria da elefanti. Passiamo anche di Lorenzo, allenatore. Potete andare anche a ritroso dagli anni 50. Vai Diego, vai Fabrizio. Lo sfottò regna sovrano prima, dopo e in certi casi perfino durante il derby. Diciamo che è bello finché si mantiene sul piano del buon gusto, molto spesso si è andati oltre e purtroppo, come dire, certi sfottò sono stati anche alla base di situazioni drammatiche, insomma, mi riferisco al derby di Paparelli, ma insomma anche altre situazioni dove non c'è stato il morto, insomma, momenti sgradevoli. Quindi, sì, sì. Credo che, ecco, ci sia sempre a Roma, parlo di Roma, insomma, la necessità di mantenersi nei limiti, perlomeno, insomma, nei limiti dell'accettabile.
Episodi particolari, beh, me ne ricordo uno, diciamo, in casa Lazio, che si rifà ai quattro derby vinti di fila, segna Gottardi al 91esimo, un derby di Coppa Italia che comunque la Lazio aveva, diciamo, fatto su in termini di qualificazione anche con il pareggio, però la soddisfazione di vincere anche quello al 91esimo, un gol di Gottardi, uno che credo abbia segnato solo quello di gol nella vita, e tra l'altro lo segna con una tempistica da grande centravanti e c'è lo striscione. Tranquilli, state su scherzi a parte. Fabrizio, a te. Microfono, Fabrizio. Microfono. Eccoci, scusate. Dai, eccoci. No, ne ricordo tanti. Sarebbe ingeneroso. Sarebbe difficile davvero fare una cernita, però, perché sono io, poi non ho una memoria che va così tanto indietro per averli vissuti in maniera diretta, diciamo, dagli anni, da fine anni 80 in poi. Però ne ricordo uno in particolare, e tramandato più che vissuto, perché ero troppo piccolo per andare allo stadio. Era l'anno in cui la Roma aveva appena vinto lo scudetto, loro invece erano stati in Serie B e tornavano in Serie A, e c'era semplicemente uno striscione ai piedi della Sud con una manina che sventolava così, e c'era scritto "ciao invidiosi", ed era, secondo me, fu geniale nella sua semplicità, insomma, perché diceva tutto di quegli anni. Eh beh, è vero, quindi non ti ricordi Oronzo Pugliese, il sale che buttava, Oronzo Pugliese, Anzalone, Marini Dettina con la Questua, eh? Vabbè, no, vabbè, sono tutte memorie tramandate, diciamo, ma non sono memorie vissute in prima persona. Io, le mie prime memorie risalgono a Viola e Lidl, io sono stato abituato abbastanza bene, sono cresciuto nella bambaggia, dice qualcuno più anziano di me, che insomma ha vissuto degli anni un po' più tristi dei miei. E io, insomma, sono cresciuto con la Roma di Lidl, Ancelotti, Seleso. Io avevo un grande rispetto per Giacomo Losi, che era un settentrionale ed era il capitano veramente della Roma. Io me lo ricordo. Udicini che giocava in maglia verde con la Roma, cioè erano Selmonson, lo stesso Selmonson, Manfredini, Piedone Manfredini, cioè c'era un... vinceva, però erano pieni di buonissimi giocatori. Lo Iacono... La storia è stata piena anche poi, insomma, ripeto, è una memoria tramandata che qualcuno... Insomma, io poi sono un appassionato di... Avevo una collezione di almanacchi Panini e quindi mi andavo a spulciare tutte le annate non vissute. E poi ho avuto la fortuna, anche facendo questo lavoro, di parlare con persone che quegli anni li hanno vissuti, quindi mi sono fatto raccontare degli episodi molto molto belli, anche di anni addirittura del calcio dei pionieri, no? Quello di prima della guerra, di Fulvio di Fulvio Bernardini, di Attilio Ferraris, di una squadra molto molto... diciamo pregna di romanità e di romanismo come era quella di quegli anni, quindi qualcosa la so, insomma, anche di quegli anni. Però i ricordi diretti che ho più carini, ecco, diciamo, al di là poi del fatto che ovviamente ognuno parteggia per la propria fazione, certo, è che negli anni, soprattutto negli anni 90, io ricordo degli scambi di striscioni davvero esilaranti delle volte, ma anche molto prima della partita, cosa che è andata un po' sparendo negli anni, perché poi sono stati, insomma, vietato l'ingresso degli striscioni, tutta una serie di ragioni che sarebbe lungo elencare. Però, insomma, negli anni 90 c'era anche questo scambio di striscioni con qualche spiata da una curva all'altra, che faceva passare, insomma, qualcosa che sarebbe uscito dall'altro lato, quindi c'era una risposta pronta, insomma, più di qualcuno. Carini e divertenti, ora a prescindere da tutto, anche per un osservatore esterno. Il derby... Ma io mi ricordo quando venivo da Milano a vedere la Roma, prima di tutto c'era un bellissimo tempo anche a gennaio, bellissimo, perché noi venivamo da Milano così. Con la nebbia era un bellissimo tempo, poi ci si metteva nelle curve, no, perché noi dicevamo, abituati a San Siro, le curve dicevamo, ma qui non vediamo niente. Quindi andavamo sempre nella Tevere, a Montenario non potevamo permettercela. Però io vedevo alcuni visuale. con gli sgabelli, che l'ultima fila erano con gli sgabelli, se li portavano da casa, e c'erano le tribune in travertino, c'erano ancora i posti in travertino, la parte bassa. Eh?
Sì, e si vedeva prima dei mondiali del 90, era così. Sì. Mi ricordo che infatti noi dicevamo, pensa che un mio amico era venuto col panettone da Milano e voleva entrare a San Pietro col panettone per farsi una foto davanti alla Pietà di Michelangelo. Una, due, tre volte l'hanno preso le guardie svizzere e l'ha portato, lui la partita non l'ha vista, perché si era impegnato nel panettone, meritato, insomma, questo, a farsi una foto quando la Pietà di Michelangelo, prima che l'avessero anche danneggiata e così via, non aveva la protezione davanti. Lui voleva farsi proprio la foto. Cioè, un pazzo furioso. Però per noi era... Venivamo col pullman, facevamo tutta notte, arrivavamo la mattina e tornavamo dopo la partita. Vabbè, questi sono aneddoti dell'Olimpico. Gabriele, dai, a te le domande per i nostri due ospiti. Sì, purtroppo quel clima che hanno raccontato sia appunto Diego che Fabrizio è un clima che riguarda anni 80, anni 90, perché poi annoveriamo dei derby veramente da un punto di vista del pubblico veramente brutti, sia quello fermato ai tempi che Totti dovette andare sotto la curva, fermarono il derby, le tifoserie fermarono il derby dando la falsa notizia di un investimento, di una morte, e quindi fu una cosa allucinante. Poi quando diciamo sia la curva della Lazio che la curva della Roma hanno avuto una svolta diciamo anche politica, politicizzata, estremista, questo è stato un altro problema, quindi le svastiche, cioè tutta una cosa veramente disgustosa, tant'è vero che se fate caso da alcuni anni il derby non si gioca più in serata, non ci sono più derby alle 20:45, ma si giocano tutti o il pomeriggio alle 18, comunque nel tardo pomeriggio. Non è solo la curva, sono un po' tutte le curve. Io sto dicendo del derby, perché? Ma non sì. Perché sto dicendo del derby. Perché per me il derby Roma-Lazio è il derby, è il film di Pippo Franco, l'arbitro, il tifoso e il calciatore, quando c'era il padre di Pippo Franco, che era il grande Caro Tenuto, e il datore di lavoro, che era Gigi Reder. Non so se ve lo ricordate quel film, dove praticamente per non far dispiacere né al suocero che al padre, cosa fece? Pippo Franco si vestì con una doppia mantellina che aveva bianco-azzurra da un lato, e poi andava in bagno, praticamente si cambiava il verso della cosa e veniva giallo-rossa. E fu bellissimo. Poi alla fine cosa successe? Successe che si lasciò il berretto bianco-azzurro e la maglia romanista, e quindi le prese da tutte e due le parti. Però ecco, c'erano invece dei derby bellissimi, legato a quelli degli anni 80, ma soprattutto degli anni 90. Ricordo Giannini, che era bravissimo, cioè era veramente fenomenale nei derby, da un lato. Poi ricordo un gol di Gascogne, c'erano Mazzone da un lato, c'era Zoff dall'altro, se le davano di santa ragione, ma erano partite eccezionali, veramente eccezionali. Ecco, quel derby mi è rimasto del cuore. Quello che sta avvenendo in questi ultimi anni, proprio per me, è un'altra cosa, è un altro sport. Non so se concordate. Vai Diego e Fabrizio. Allora, io quel derby Giannini-Gascogne lo ricordo piuttosto bene. Devo dire che non fu una bella partita. Fu una partita molto, molto contratta, molto veramente bloccata. Riuscì a segnare la Roma con Giannini su un'azione così neanche troppo manovrata, e la pareggiò la Lazio su un lancio lungo di Signori, un colpo di testa di Gascogna, ma quando praticamente non ci si sperava più. In realtà non è, rientrava diciamo nel cliché dei derby primi anni 90, che insomma belli non erano quasi mai, finivano quasi sempre in pareggio 0-0, 1-1, più 1-1 che 0-0. In realtà i derby dove si riprese a vincere o perdere, il primo, se non mi ricordo male, fu quel Lazio-Roma 1-0 con gol di Signori sotto praticamente la nebbia, perché c'erano i fumogeni a calcare sul campo. Il gol non si vide ma si sentì,
praticamente, e poi non è successo più niente, a parte il rigore sbagliato da Giannini nel secondo tempo. Ecco, io non ho un grandissimo ricordo di quei derby là, primi anni 90. Credo che non se li giocassero molto a viso aperto, però ammetto che c'erano ottimi interpreti che avrebbero potuto dare di più allo spettacolo da una parte e dall'altra, però vanno in qualche modo giustificati, perché appunto il derby non è importante giocarlo bene, il derby spesso, veramente lo dicevamo prima, sfugge a qualsiasi considerazione tecnica e tattica, e soprattutto conta vincerlo, ma innanzitutto non perderlo, perché a Roma, ecco, c'è poi tutta una vita successiva al giorno del derby. Se l'hai perso, sono almeno un paio di settimane abbastanza pesanti. Credo che Fabrizio possa, insomma, confermare. Sì. Confermare. È dura vivere, diciamo, quel paio di settimane, perché comunque, se ha vinto la Roma, il laziale non viene lasciato in pace, e viceversa, per cui c'è un'onda lunga, e chi perde deve subire in qualche maniera. È così. Allora, guarda, no, io chiarisco. Allora, non sono nostalgico dei derby degli anni 90, perché erano dei derby fondamentalmente brutti, cioè molto combattuti, sì, molto, diciamo, di grande tigna, come si dice da queste parti, in cui se le davano veramente di santa ragione in campo, molto spesso con tanti espulsi. Quindi, da un punto di vista agonistico, partite che per un diciamo, uno spettatore neutrale potevano anche essere divertenti da seguire, poco spettacolo, per non dire zero, e squadre anche un po' povere dal punto di vista tecnico, loro erano, diciamo, l'era pre-Cragnotti, o forse l'inizio dell'era Cragnotti, quindi ancora non aveva costruito una grande squadra. Da quest'altro lato invece c'erano le macerie del post-Viola, quindi con Ciarrapì, con, insomma, tutta una serie di vicissitudini, quindi pochi giocatori di livello, Giannini, Feller di qua, forse Gascogne, non ricordo chi altro, chiedo scusa, dall'altro lato, però insomma, fino alla fine degli anni 90 veramente grande povertà tecnica, ma molto divertimento sugli spalti con striscioni di spottò strepitosi e grandissime coreografie anche, perché quello era un altro segno distintivo delle curve, con coreografie stupende, fatte, lavorate, tra l'altro lo so per esperienza diretta, anche in qualche caso lavorate per settimane, se non per mesi, al millimetro, con disegni pazzeschi fatti da artisti veri che si prestavano a lavorare in piena notte in questi capannoni, insomma, quindi veramente bella come atmosfera, suggestiva, molto bella, molto, diciamo, col senno di poi, perché vi assicuro che viverla da tifoso non è bella per niente. Io ne farei volentieri a meno, giocherei tranquillamente 36 partite l'anno, dando un punto a testa in entrambi e risparmiandomi queste 24 ore di tortura psicofisica. E poi, come ha detto giustamente Diego, lì c'è anche un post che è bellissimo, diventi un re se lo vinci, ma è terrificante se lo perdi. Non ne parliamo ora, che c'è una sosta di 2 settimane subito dopo questa partita, quindi saranno 2 settimane che per chi lo perde saranno terrificanti, e per chi lo vince saranno 2 settimane di goduria assoluta, insomma, questo è ovvio. Però, insomma, i veri derby di alto livello tecnico, secondo me, si sono giocati da fine anni 90 in poi, quando le due squadre in qualche caso lottavano anche insieme per posti importanti, posti che oggi valgono la Champions League, all'epoca magari ancora no, però insomma, a cavallo degli anni 2000 addirittura ci sono stati 2 scudetti di seguito in questa città, uno da una parte e uno dall'altra, quindi grande livello tecnico, e lì abbiamo visto dei derby molto molto importanti, anche sulle panchine sedevano Eriksson e Capello, quindi 2 allenatori che avevano vinto in carriera, che comunque hanno portato anche tanto a queste squadre, e oltre a tanti trofei. E in quegli anni i derby sono stati davvero davvero belli, cioè davvero partite come oggi può essere, non so, un Real Madrid-Barcellona, ma senza esagerare. Bene, Fabrizio. Fabio, tocca a te adesso, dai domande, perché Fabrizio lo dobbiamo lasciare fra 5 minuti. Sì, io una domanda veloce, mi riporto
nell'attualità di questi giorni è sulla querelle Mourinho-Sarri. Naturalmente due personaggi, diciamo, per certi versi particolari, scomodi. Volevo capire come vengono visti dalla parte della Roma Mourinho e dalla parte della Lazio Sarri, tra l'altro accettando anche l'eventuale andamento non diciamo di primo ordine di questo campionato. Vado io? Vai Fabrizio. Ok, allora c'è una distinzione secondo me da fare fra come viene visto Mourinho, diciamo, dal tifoso romanista da social, lo chiamo io, e come viene visto invece Mourinho allo stadio. Allo stadio Mourinho è una sorta di imperatore, è un catalizzatore di attenzioni e di boati. Io credo di non aver mai visto in 35 anni che frequento lo stadio olimpico, non ho mai visto una cosa del genere da parte del tifo romanista. Da quando è arrivato Mourinho a Roma ci sono stati soltanto sold out. La prima parte sold out intendo in ambito di biglietti di capienza stadio. Nella prima parte della sua prima stagione era ancora l'era post pandemica, quindi gli stadi erano ancora, se vi ricordate, al 50 o al 75% della capienza, e venivano comunque riempite quel 50 e quel 75%. Da quando gli stadi sono al 100% della capienza, la Roma ha fatto soltanto sold out, che fosse una partita contro lo Spezia, contro il Monza, contro il Real Madrid, contro la Juventus, sempre tutto pieno. Non può essere un caso, che un allenatore che comunque in campionato non ha portato dei risultati particolarmente, come dire, gradevoli per il pubblico romanista, sia così tanto amato dallo stadio, perché è comunque uno di quei catalizzatori di attenzioni, perché è uno scudo per questa squadra, perché è un accentratore anche di attenzioni, e lo dico nel bene e nel male, nel senso che lui molto spesso fa tutto, fa molto più di quello che fa un normale allenatore. E in una città come Roma, che vive un po' di anche, no, di idoli, di miti anche assoluti, di, come dire, di punti di riferimento, no? Soprattutto poi, non so dall'altra parte, credo anche di là, però per noi venire a mancare dei punti di riferimento come sono stati per 30 anni di fatto Totti e De Rossi, poteva essere un momento di grossa fragilità di questo ambiente di che si era trovato un po' spaesato, no? Senza i suoi punti di riferimento storici. È arrivato Mourinho, è stato amato da subito, e probabilmente perché è un guascone, perché è un po' perché pochi come lui sanno adattarsi agli ambienti in cui vive. A Milano ne sanno qualcosa, ma anche a Madrid, a Londra, insomma, dove è andato lui è riuscito ad incarnare perfettamente il sentimento popolare. Secondo me lo ha fatto benissimo anche qui a Roma, un po', diciamo, paravento, ecco, se mi passate il termine, un po' anche perché lui è così, è proprio la sua carriera che lo testimonia. È uno di quelli che è appena arrivato a Milano, la prima frase che ha detto è "non sono un pirla", a Madrid se la prese col Barcellona, col famoso porché, a Londra coniolo special one, e a Roma subito ha fatto tutto quello che piace al tifoso della Roma, cioè andare contro i poteri forti, mettersi a fare, diciamo, a creare una sorta di fortino in cui tutti i suoi stanno dentro e tutto il resto del mondo è un nemico da affrontare. E il tifoso della Roma è un po' così, è così da sempre, dalla fondazione la Roma è questo, è un'antitesi del potere, poi molto spesso anche soltanto nella testa dell'ambiente, perché poi non ha incarnato questo ruolo, però lui è riuscito a interpretarlo bene, anzi alla grande secondo me, e quindi è amatissimo dall'ambiente stadio. Detto questo, fuori nei social o comunque, non so, fra gli ascoltatori delle radio, insomma nel tifo un po' meno, diciamo, presente fisicamente lì dove si giocano le partite, c'è ovviamente chi ne contesta il modo di giocare. Non è un allenatore che concede molto all'estetica, questo lo sappiamo, e quindi c'è chi punta su quello, ma vi assicuro che è una minoranza.
Fabrizio, prima di lasciarti andare, una mia domanda finale. Allora, quattro persone della Roma. Da Bergamo mi dicono, ma come mai Mancini è diventato così cattivo? Non se lo chiedo. È un qualcosa che veramente alcune volte è indisponente. Perché se tu in realtà è diventato bene, buono negli ultimi due anni. Sì, è sempre di i primi due era peggio. Sì, era peggio. Ecco, lì a Bergamo mi chiedevano questo. Secondo Vito Scala, che mi sembra era supportato da Totti, però è riuscito a ritagliarsi ancora uno spazio come responsabile degli arbitri, mi sembra. E soprattutto cosa ne pensi di Tiago Pinto, che è il direttore sportivo, e soprattutto, non so, un ritorno di Francesco Totti, ma anche se sappiamo che ormai le bandiere del Piero non va alla Juve, Maldini se n'è andato, Zanetti è lì come vicepresidente, ma ben poca voce in capitolo ha, per cui le bandiere poi non sono ormai più, non diventano operative in assoluto. Dammi questa tua opinione su questi quattro personaggi. Allora, cominciamo con Mancini. Comincio da Mancini. Mancini in realtà è migliorato negli ultimi due anni, nel senso che i primi due, quando è arrivato alla Roma, era molto più cattivo da un punto di vista proprio di campo, intendo, poi non lo conosco fuori certo. dal campo, però certo. Prendeva molti più cartellini gialli. Oggi è un giocatore comunque che fa della grinta, del furore agonistico, secondo me la sua caratteristica principale, ma è un giocatore che ha limitato molto, per esempio, le proteste con gli arbitri, forse anche per il fatto che è stato nominato vice capitano designato, quindi in assenza di Pellegrini è lui che porta la fascia al braccio. Però mi sembra un giocatore più maturo, diciamo, negli ultimi due anni, da quando c'è Mourinho in poi. Per quanto riguarda il suo modo di giocare, secondo me è un modo che incarna molto il mourinhismo, cioè io lo vedo proprio l'erede di Materazzi da questo punto di vista. È uno di quei giocatori che se ce l'hai contro lo odi, lo detesti, e se ce l'hai a favore ti esalta. E è un po' quello che è stato Chiellini per la Juventus, Gattuso per il Milan. Sono questi giocatori che fanno dell'arma fisica, diciamo, e dello scontro anche fisico. Poi è corretto, non è uno che fa falli cattivi, brutti, a far male all'avversario. Da quel punto di vista non gli si può rimproverare nulla, però è uno che pignoso è molto molto, e che dà anche molto fastidio, cioè secondo me se io fossi un attaccante avrei dei grossi problemi a giocargli contro, perché credo che mi innervosirebbe molto, perché è uno di quelli che insulta l'avversario quando è a terra, cioè dà veramente fastidio. Quindi, però, ripeto, fa parte del gioco, cioè Chiellini ci ha costruito una carriera su questi comportamenti. Vito Scala lo leggo a Totti in realtà, quindi rispondo alle due in una, perché Vito Scala è sempre stata la controfigura di Francesco Totti, l'ho accompagnato da quando giocava nelle giovanili della Roma, è sempre stato il preparatore atletico delle squadre giovanili, poi è andato in prima squadra, poi è diventato il suo preparatore atletico personale. Io credo che Totti debba molto della longevità della sua carriera a Vito Scala, e soprattutto ai suoi metodi di recupero dopo quel gravissimo infortunio che ne mise a repentaglio la presenza ai mondiali del 2006. E insomma, è comunque un personaggio che in un modo o nell'altro ha segnato, sia pure in secondo piano, anche perché insomma all'ombra di un personaggio così ingombrante come Totti, ha segnato comunque 30 anni di vita, di storia della Roma. E quindi oggi io credo che in qualche modo fosse, tra virgolette, dovuto da parte della Roma il fatto di tenerlo ancora in qualche modo in società, dandogli magari un ruolo non di primissimo piano, però che Vito Scala sia ancora dentro Trigoria, insomma, non mi stupisce. E mi sfugge l'altra domanda. Tiago Pinto. Ok, allora Tiago Pinto, come tutti i direttori sportivi, è un direttore sportivo che lui, anche se lui non ha esattamente quel ruolo, è un general manager, però insomma diciamo che fa il mercato fondamentalmente nella Roma ed ha un ruolo di primo piano nella dirigenza, e come tutti i direttori sportivi fa molti errori e fa molte cose buone. Secondo me, con quello che aveva a disposizione, considerando tutti i paletti imposti dal fair play finanziario,
ha fatto qualcosa vicino al miracolo in questi ultimi 3 anni, cioè ha portato sulla panchina della Roma Mourinho, e alzi la mano chi fra i presenti se l'aspettava. Per noi, io il giorno in cui è stato annunciato pensavo che fosse stato hackerato l'account della Roma, per dirvi la mia reazione proprio immediata. Sì, sì. E ha portato Dybala l'anno scorso, ha portato Lukaku quest'anno, è vero, uno a parametro zero, è vero, un altro in prestito, è vero, Mourinho non aveva, è tutto vero, so già, conosco tutte le obiezioni possibili, però dico, ha dato alla Roma una dimensione che questa società non so quanto avrebbe potuto avere per la situazione finanziaria che sta vivendo. Cioè sta vivendo una situazione in cui la UEFA gli ha detto che non può fare più che 0-0 fra entrate e uscite, quindi fondamentalmente Tiago Pinto ha dovuto fare le nozze con i fichi secchi, come si dice da queste parti, e è riuscito a portare, insomma, questo popò di allenatori e giocatori, tanto per fare degli esempi. Poi ha fatto anche delle operazioni sbagliate, cioè Shomuro, Dove Vigna, su tutte sono costati entrambi insieme 30 milioni, insomma lì potevano essere sicuramente spesi meglio, ma ne potrei fare altri di esempi. Però questo rientra un po' nella casistica dei direttori sportivi. Per quanto riguarda invece la sua esposizione mediatica, dovete considerare che lui è fondamentalmente l'unico dirigente che parla in una società in cui nessuno di noi ha mai sentito la voce dei due proprietari, no. Friedkin, padre e figlio. Quindi si sovraccarica un po' sulle spalle tutta la comunicazione della Roma, e certe volte ovviamente è carente. E poi dall'altro lato ci metto anche che lavorare con un personaggio ingombrante come Mourinho, secondo me non deve essere per nulla semplice, per quanto possa dare soddisfazioni a livello sportivo, però diciamo che Mourinho, come dire, mette in ombra più o meno chiunque, quindi è molto difficile secondo me stare a quel tipo di livello. E l'ultima era su Totti, se non vado errato. Sì. E Totti è la storia della Roma da giocatore, e poteva esserlo anche da dirigente. Io avevo qualche dubbio quando gli proposero quel contratto, che era un contratto fondamentalmente in bianco, in cui lui doveva riempire gli spazi dedicati a quello che voleva fare, e molto probabilmente non era pronto in quella fase, molto probabilmente non era la società giusta, non aveva i dirigenti giusti ad affiancarlo. Io non lo so che cos'è che non è andato bene. Ai tempi di Pallotta? Sì, ai tempi di Pallotta, di Fienga, di Baldissoni, insomma, lui aveva, di Monchi anche, perché lui affiancò Monchi per un periodo, a proposito di direttori sportivi. Sì. E, insomma, è un giocatore che è stato una leggenda, ma credo una leggenda del calcio italiano, non soltanto della Roma. Prima vedevamo i numeri dei derby, no? E se voi andate a vedere, stacca di tantissimo i secondi sia di una parte che dell'altra, perché sì, è un giocatore che ha segnato 25 anni di storia del calcio italiano. A livello di longevità e di continuità a quei livelli, io non so chi altro ci possa stare, non mi viene in mente nessuno, perché anche i Maldini, forse Maldini è l'unico che è durato così tanto a quei livelli. Però poi gli altri hanno smesso molto prima, sono andati, cioè, e lui, la sua storia è davvero unica da tanti punti di vista. Qui poteva avere carta bianca per fare quello che voleva, secondo me non ha mostrato una tempra da dirigente tale per poter confermare invece in società quello che aveva fatto sui campi di calcio. Totti è stato un immenso calciatore, forse inarrivabile, almeno per quello che riguarda la Roma, però come dirigente probabilmente non era il suo lavoro, tanto però che poi si è dedicato a fare altro. Certo. Dai, saluti finali a Fabrizio, che ci deve lasciare, Fabio, Paolo e Gabriele, e poi Diego. E anche il mio contraltare da derby. Sì, infatti l'ho lasciato per ultimo col tocco finale. Vai Fabio. Ma allora io per Fabrizio cosa posso dire? Certamente magari per par condicio, anche perché c'è la presenza di Diego, gli auguro un bel pareggio nel derby, così faccio contenti entrambi, o scontenti entrambi probabilmente, ma sarà certamente... il derby di Roma è un derby particolare, anch'io lo vivo in una certa maniera, non sono un appassionato né dell'una né dell'altra squadra. Ma voi a Palermo il vero derby qual è? Palermo-Catania o è Messina-Catania?
Palermo-Catania è praticamente derby. A proposito dei fatti incresciosi, qui ne sono successi anche, lo ricordiamo, con il problema Raciti. E quindi presumo che sarà una, anche perché la situazione attuale delle due squadre non è certamente in campionato, perché in Coppa devo dire la Roma si è perso, ma alla fine la sua posizione è rimasta tale, devo dire. E il problema è giocarsi il primo posto, che direttamente ti immette al prossimo turno. La Lazio, devo dire che probabilmente una vittoria 2-0, perché il problema è col Feyenoord, sì, hai vinto, però nel computo dello scontro diretto hai vinto 1-0, quindi con i gol fatti è sotto al Feyenoord, quindi un arrivo a pari merito probabilmente potrebbe condannare la Lazio, però io non credo che sia, io ho buone speranze per la Lazio. Per la Lazio il problema secondo me è Luis Alberto. Quando gira Luis Alberto la Lazio gioca da Dio, quando Luis Alberto è più di Immobile, devo dire. Dopo sentiamo Diego su questo. Bene Fabio, niente Paolo, dai, Paolo da Napoli, un saluto per Fabrizio che ci deve lasciare, deve chiudere il suo... Fabrizio, un saluto con una speranza che questa, diciamo, i tifosi di Roma e Napoli tornino a essere quelli di una volta, che c'era un gemellaggio bellissimo, poi rotto, sappiamo da cosa e come e perché, spero che possa ritornare a essere il gemellaggio che c'era, il derby del sud, Roma-Napoli, che si torni a quella... A quella vero, bella era il derby del sud perché Napoli-Bari era il derby del sole, invece il derby del sud era Roma-Napoli. Lo ricordo bene, infatti, avevo uno zio di Napoli che mi portava allo stadio, quindi lo ricordo bene. Gabriele, allora saluto anch'io Fabrizio, è stata molto molto apprezzata e piacevole la sua presenza, e spero che la Roma riesca ad acciuffare il primo posto. Sarebbe una, tra virgolette, una vendetta sportiva consumata molto fredda con lo Slavia Praga, che se non ricordo male nel 95 ci dette a tutti un dispiacere, perché la Roma aveva fatto una rimonta bellissima, ma poi nei supplementari tale Vavra segnò. Tra l'altro anche Carlo è un diciamo il giocatore che ha segnato e che ha fatto benissimo dello Slavia Praga. Non c'entra nulla col grande Masopust, ma comunque è un nome che ci ricorda qualcosa, ci ricorda, questo è Lucas Masopust, invece noi ricordiamo il grande Josef che segnò il gol d'apertura nella finale Cecoslovacchia-Brasile, poi vinta dai Verde Oro. Masopust era del Dukla. Esatto, del Dukla. Però non credo che siano parenti. Ecco. Certo. Fabio, a te la chiusura con il tuo cugino, allora, perché cugino, se a me mi dicono che sono cugino dei milanisti, insomma. Allora sono io, non Fabio. Sì. Diego, scusa. Un saluto a Fabrizio, buon lavoro per il romanista, un saluto a Luca Pelosi che è un amico, e un augurio per tutto il meglio, ma solo fino a domenica mattina. Sì, certo, ma quello lo ricambio tutto, compresa la chiosa. Dopo la messa, dopo mezzogiorno, poi comincia... Facciamo anche fino alle 5, va. Ah, okay. Ma guarda, anche fino alle 5:30, poi dopo... Allarghiamoci. Grazie Fabrizio, grazie ancora della tua disponibilità, simpatia. Ciao Fabrizio, e ciao. E in bocca al lupo per domenica. Lo seguiremo alla televisione. Grazie, crepi. Sì, grazie. Diego, allora, riprendiamo il discorso Lazio ancora con qualche domanda e così via. Ma voi avete una rivista anche... Spiegaci un po', perché io non sono molto al tanto se avete una rivista come Lazio, se viene distribuita allo stadio, a parte che allo stadio non si può più distribuire niente, non ci sono più riviste cartacee. Allora, esiste una rivista che si chiama Lazialità, che è un mensile cartaceo che si vende nelle edicole, e credo che abbia anche una... edizione online. Io lo leggevo tanti anni fa. Oggi devo dire che
sono abbastanza contrario ai giornali, alle riviste di una squadra. Quindi, come no. C'era una volta Interclub, Forza Milan, Urra Juventus, quelle riviste che davano anche agli abbonati, se tu eri abbonato, sì, ma quelle, le mandavano quelle, a casa. Come dire, erano in qualche maniera più, tra virgolette, oneste, nel senso che erano fanzine, erano dichiaratamente fanzine, mentre molti di questi giornali vogliono essere in qualche modo generalisti, ma poi in realtà si rivolgono a un certo tipo di pubblico. Ben preciso, è chiaro che un tifoso della Lazio non compra il romanista e un romanista non comprerebbe Lazialità neanche morto, per cui è chiaro che si vuole, diciamo, fidelizzare un certo tipo di pubblico, e in qualche misura, se lo vuoi fidelizzare, lo devi anche compiacere. Che significa che bisogna stare a parlare, come dire, 24 su 24 oppure 7 giorni su 7 sempre dello stesso argomento, e quando si parla dello stesso argomento, in qualche modo, se non si devono dire bugie, in qualche modo si devono ingigantire verità, il che va sempre, per come la vedo io, a scapito, diciamo, dell'informazione corretta. Chiaramente, insomma, questo, diciamo, non vuole essere, diciamo, una critica a chi ci lavora, però, come dire, un giornale ha una sua struttura, una sua tipologia, e a volte penso che non si possa troppo derogare da quei canoni, ma ripeto, non è una questione, diciamo, di Roma o di Lazio, è un discorso, diciamo, che si amplia in generale. Quindi sì, a Roma c'è una rivista di questo tipo, la leggevo, e da anni, devo dire, ecco, ho perso interesse per questo. Diego, ma il discorso radio è più pro Roma o pro Lazio? Perché io so che le radio, un po' come qui a Madrid, le radio la fanno da padrone a Roma. Allora, le radio invece sono un discorso un po' diverso, perché comunque a Roma credo che più di ogni altra città italiana esista una vera e propria guerra dell'etere. Nel senso che, ecco, se tu ti fai il traffico di Roma e accosti una macchina al semaforo rosso e senti un chiacchiericcio, quindi se non c'è la musica, 9 su 10 sono queste radio sportive che anche lì martellano badabam, 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 dalla mattina alla sera, su notizie della tua squadra o della squadra dell'avversario, eccetera. E anche lì, a volte, se bisogna parlare sempre della stessa cosa, come dire, nel migliore dei casi allunghi il brodo, altrimenti inventi. Oppure devi trovare una polemica che spesso non esiste. Prima, ecco, parlavate della polemica, accennavate alla polemica tra Sarri e Mourinho, che mi verrebbe da dire... Ma cosa importa rispetto a quello che sarà il derby di domenica? È chiaro che a Roma quella è una battaglia che comincia dal lunedì precedente, va avanti con le battute, si cerca la provocazione, e non bisognerebbe, come dire, abboccare né da una parte né dall'altra, perché poi alla fine, come dire, si alimenta semplicemente un malumore che talvolta si risente anche in campo. Certo. Però ecco, per quanto riguarda, diciamo, il settore radiofonico, c'è una grossa, diciamo, guerra, e più o meno, diciamo, sono guerre che non fanno vincitori e vinti, fanno più o meno solo vittime, che poi sono gli ascoltatori. Certo. Paolo da Napoli, una domanda a Diego, poi ancora Gabriele e Fabio, e Fabio poi ci lancia il calcio internazionale. Vai Paolo. Diego, io ammiro sempre le vostre diciamo le vostre esternazioni come collettivo Banfield. Ti volevo chiedere una domanda anche extra calcistica, ma sulla pallanuoto fate qualcosa? Sulla pallanuoto non abbiamo ancora fatto nulla, e questo ci dispiace. Non sarebbe una cattiva idea, anche perché, insomma, l'Italia la tradizione ce l'ha, e come, insomma, ci sono battaglie mitiche affrontate e vinte, anche perse, ma insomma hai ragione, è una buona idea. Come società sportiva, evidentemente. Esatto, sì, la Lazio è una polisportiva, quindi c'è pure la pallanuoto. Sì. La Lazio ha quasi tutto. Sì, è vero. Gabriele?
Sì, mi volevo ricollegare per chiudere ovviamente a Sarri, perché se ne è parlato abbastanza, però un bilancio di questi 2 anni di Sarri. Ha perso un po' di smalto, ma secondo te perché? Perché lui ha bisogno sempre di nuovi stimoli e quindi di una squadra da forgiare a sua immagine e somiglianza, non ha un rapporto duraturo con i campioni. Quali possono essere, diciamo, i segnali? Perché alla Juventus praticamente Sarri era un pesce fuor d'acqua, con quella Juventus e soprattutto con Cristiano Ronaldo. Apprezzai molto quando lo lasciò fuori 2 partite, ma chiaramente poi purtroppo non poteva vincere con quello strapotere mediatico di Ronaldo. Ecco, volevo sapere cosa ne pensi di Sarri alla Lazio e se può veramente arrivare un grosso risultato. Guarda, Sarri è un personaggio completamente diverso rispetto a Mourinho. Ecco, appunto, con Fabrizio prima parlavamo di Mourinho come un istrione capace, insomma, di catalizzare su di sé l'attenzione, che è in qualche modo una vera e propria strategia di lavoro. In fondo anche ai tempi dell'Inter non era molto, molto diverso. Diciamo che se l'Inter poteva essere, come dire, una parte di Milano ricettiva a quel discorso, la parte giallorossa di Roma lo è ancora di più. Uno come Mourinho, per esempio, a casa Lazio funzionerebbe molto di meno, perché comunque c'è una differenza essenziale, che non significa essere meglio o peggio, significa soltanto essere differenti, come dire, per storia, per convinzioni e anche, insomma, per ricorsi di fatti che sono avvenuti o non avvenuti nel corso, appunto, della vita calcistica. Sarri è un maestro di calcio, a differenza di Mourinho, e per essere un maestro di calcio ha bisogno, diciamo, di giocatori assolutamente funzionali che sposino, diciamo, in toto la sua filosofia di calcio. Quindi innanzitutto ha bisogno, diciamo, di un mercato adeguato. Quindi chi prende Sarri dovrebbe sapere fin dall'inizio che cosa si aspetta, che cosa può aspettarsi. Allora, ci si aspetta, come dire, di fare di necessità virtù? No. Ci si aspetta buon calcio? Sì, ma non sempre. Soprattutto non ci si può aspettare, ecco, per esempio, da buon maestro di calcio Sarri non sarà mai uno che si adegua a situazioni che non sente sue. Difficilissimo pensare che Sarri possa mai, diciamo, derogare rispetto al suo 4-3, e in realtà, se andiamo a vedere per l'organico che ha a disposizione nella Lazio, un cambio di modulo sarebbe anche auspicabile, perché se andiamo a vedere, parlavamo prima di Immobile ha avuto, diciamo, nel tempo una flessione, diciamo, di risultati, non il primo anno ma l'anno scorso e soprattutto quest'anno, un po' per problemi fisici, un po' perché è costretto a portare avanti un gioco che non è il suo. Non può fare il reparto da solo, perché lui è uno stoccatore, è uno che deve aggredire la profondità. Abbiamo visto, per esempio, immagino abbiate visto tutti Lazio Feyenoord martedì. Va a segnare Immobile, l'unica azione inzaghiana di tutta la partita. Palla lunga sulla profondità di Felipe Anderson, scatta in fondo Immobile, marca il portiere e segna. Quello è un tipo di azione che raramente vedrete con Sarri. Sarri ha più la manovra avvolgente per fare quel tipo di gioco, serve appunto un certo tipo, diciamo, di mercato, un certo tipo di giocatori. Dall'altra parte c'è un presidente che in qualche modo vuole un allenatore più adattabile rispetto a Sarri, il che porta a chiedersi: ma allora perché se l'è preso? Certo. È un po', come dire, un serpente che si morde la coda, che limita anche, diciamo, il gioco dell'allenatore, tanto da dire che il cosiddetto sarrismo a Roma si è visto fino a un certo punto. Anche l'anno scorso si è visto in determinati momenti, ma si è basato più sulla difesa di ferro che sul 4-3-3 puramente sarriano. Quest'anno la difesa non è neanche particolarmente di ferro, segna di meno, e infatti la Lazio ha parecchi posti
parecchio più bassa in classifica rispetto all'anno scorso. Poi naturalmente sono tutti conti che si fanno alla fine, ma poi insomma, ecco, per ritornare al derby, l'anno scorso la Lazio li ha vinti tutti e due. Il primo lo ha vinto più da Mourinho che da Sarri, perché ha giocato un derby essenzialmente difensivo. Il secondo lo ha vinto attaccando, ma in superiorità numerica e senza mai particolarmente brillare. I risultati sono abbastanza alterni. Sarri, diciamo che ha tacitato la curva con il secondo posto l'anno scorso, quest'anno i mugugni sugli spalti sono risaliti. Vediamo a questo punto come proseguirà. E in questo senso, ecco, il derby di domenica può dire molto, perché Roma, ecco, una città così, dove perdi un derby sei crocifisso e magari lo vinci vivi di rendita per qualche mese. Fabio, allora a te, o domanda oppure lanciamo le grafiche, quello che vuoi. Vai. Volevo semplicemente avere da Diego una risposta, sì, sul concetto di Luis Alberto, che io ritengo vero fuori classe della Lazio. E volevo a questo punto sapere se la partenza di Milinkovic-Savic non abbia per certi versi anche cambiato un po' le carte della Lazio tra l'anno scorso e quella di quest'anno. Beh, l'assenza di Milinkovic-Savic non si può non sentire. È un grande giocatore che anche quando non si trova nella sua giornata migliore, comunque con un'incursione, con una semplice giocata, un colpo di testa, un'invenzione improvvisa, ti poteva veramente risolvere la partita. Quest'anno comunque il modulo è lo stesso. In qualche modo Sarri ha cercato di riportare il centrocampo, sia pure a tre, a una soluzione, diciamo, un po' più alla Inzaghi, che giocava comunque col centrocampo a 5. Il problema è che poi resti scoperto con una punta, perché comunque il 4-3, non c'è un attaccante di supporto a Immobile. Potrebbe sempre essere Luis Alberto, che è vero, è il giocatore in più della squadra quando decide di essere in giornata di grazia. Quest'anno sta avendo un buon rendimento. È una mezzala che sa inventare gioco, che sa anche coprire e che sa risolvere con l'azione personale. Il giocatore è spesso l'uomo in più della Lazio, specialmente in assenza di Milinkovic-Savic. Sì, è un giocatore molto importante, che è arrivato alla trentina, è molto maturato nel corso degli anni. Prima era un po' una sorta di cavallo pazzo da disciplinare. La sua maturità nel corso degli anni, nel corso degli ultimi, diciamo, 3 anni, è avvenuta in grande stile, e quando non c'è Luis Alberto molto spesso te ne accorgi. Speriamo infatti che domenica ci sia, perché sarebbe un'assenza molto pesante. Fabio, dai, abbiamo 5 minuti prima di chiudere. Sì, calcio, sì, internazionale, brevemente. Sì. Va bene. Vai tranquillo. Vai Gabriele. Sì, allora molto rapidamente, in questo momento si sta giocando Atletico Bilbao Celta Vigo in Spagna e sono sul 3-3 al San Madonna Mamés. Se ti sentono dire Atletico Bilbao t'ammazzo. Scusami, Athletic Club. Athletic Club. Atletico quando c'era Franco. Atletico sì, quando giocava col Milan, sì, doveva essere Atletico Bilbao, guai. Atletico era denominazione franchista. Denominazione franchista, sì. Infatti. Vai Gabriele. Allora, poi comunque stanno 3-3 col Celta Vigo in casa. Per quanto riguarda le partite, molto interessante Real Madrid-Valencia, il Girona, bisogna vedere quanto ancora regge nelle zone altissime della classifica. Per quanto riguarda, e qui cerco di non sbagliare, la Francia, Reims
Paris, vediamo se prosegue la marcia del Paris, che però in Europa secondo me potrebbe anche rischiare. Sì. È vero che comunque nello scontro diretto col Milan, se andiamo a vedere i gol fatti e i gol subiti, è nettamente in vantaggio, ma è altrettanto vero che comunque dà poca affidabilità anche nelle altre due partite. Ha perso nettamente con Newcastle e anche col Borussia ha fatto una figuraccia incredibile. E vediamo se il Monaco riesce a uscire un po' dall'anonimato, era partito bene, poi si è impantanato in trasferta con Le Havre. Andiamo invece nei campionati più, tra virgolette, succulenti, quello inglese, dove il Liverpool attualmente si trova a 3 punti dalla capolista, che ovviamente è il Manchester City. C'è stata un po' di alternanza in testa alla classifica in queste prime giornate, ma poi il Manchester City sta rispettando il suo ruolo di favorita. Ha avuto 2 passaggi a vuoto consecutivi col Wolverhampton appunto e con l'Arsenal, ma sta riprendendo benissimo la sua marcia. Si presenta appunto a Stamford Bridge per continuare questa diciamo supremazia ormai incontrastata, anche se il Chelsea diciamo che ha avuto la meglio sull'Arsenal, quindi bisogna stare sempre attenti alla squadra di Pochettino. Ecco, non sono uno che prende i pronostici, anzi li sbaglia quasi tutti. Però che il Dortmund franasse in casa col Bayern Monaco l'avevo un po' previsto. Il Dortmund si è suicidato praticamente l'anno scorso, è riuscito a centrare l'impresa di perdere un campionato che era praticamente vinto, e continuerà secondo me ad avere delle battute d'arresto. Lo Stoccarda di per sé era partito benissimo, ma comunque ha 3 sconfitte, non ha mai pareggiato, ha 7 vittorie e 3 sconfitte. E il Leverkusen invece gioca in casa con l'Union per diciamo certificare il suo primato. Ha fatto benissimo fino ad ora, ha praticamente ottenuto 28 punti su 30, e quindi veramente la marcia del Leverkusen quest'anno è eccezionale. Però il Bayern Monaco si è già riproposto come seconda forza a soli 2 punti dal Leverkusen. Sì, vai. Ma penso vai poi vai con l'Europa. Ah, vabbè, allora sì, tu. Il Napoli si è leggermente impantanato, ma comunque con l'Union Berlino, però ovviamente ha un vantaggio talmente importante, e poi deve giocare in casa con il Braga, e quindi non credo che abbia dei grossi problemi. Dovrebbe succedere l'imponderabile, che il Napoli non lo voglio nemmeno pensare. Quindi, però certo, la differenza con Real Madrid c'è. Cioè, seppure nella partita del San Paolo, del Maradona, non si è vista questa grossa differenza. Molto interessante invece è il gruppo D, dove l'Inter e la Real Sociedad cercheranno di contendersi il primo posto. Per ora hanno fatto veramente bene tutte e due le squadre. L'Inter ha giocato delle partite veramente eccellenti. Il Benfica quest'anno invece è stata la delusione assoluta. L'anno scorso aveva ben impressionato, quantomeno nei gironi. Quindi non si capisce veramente come l'Inter, cioè come il Benfica. Era arrivata ai quarti. Benfica. Era arrivata ai quarti, sì, era stata eliminata poi proprio dall'Inter. Esatto, non si capisce questa involuzione. Tra l'altro c'è anche Di Maria, evidentemente non porta bene Di Maria, sto scherzando. No. La Lazio si è ripresa e potrebbe secondo me anche allungare, perché ha la possibilità di giocarsela con il Celtic. E però è soltanto all'ultima giornata se l'andrà a giocare poi ovviamente a Madrid. A Madrid ho la netta sensazione che per la Lazio le sorti si decideranno in questo turno, cioè nel prossimo turno e non nell'ultimo turno, perché se dovesse staccare il biglietto bene, non credo che poi se invece rimanesse questa la situazione non credo che poi la Lazio farebbe punti con l'Atletico, o comunque possa andare a vincere con l'Atletico fuori casa.
Quindi è molto importante che la Lazio passi alla quinta giornata, di appunto, perché poi anche lo scontro diretto sfavorevole col Feyenoord. E da ultimo la situazione del gruppo F è molto più fluida di quanto si pensasse. Il Milan ha la fortuna di giocare subito col Dortmund, sarebbe importantissimo vincerla, perché si potrebbe portare addirittura in testa alla classifica, anche perché il Newcastle è pienamente in gioco, nonostante i 4 punti, gioca benissimo, e quindi non escludo che se la vada a giocare al Parco dei Principi. Vai con l'Europa e la Conference. Ok, l'Atalanta ha staccato praticamente il biglietto, dovrebbe fare un arachiri micidiale, ma penso che gli basta un pareggio con lo Sporting per potersi portare a casa appunto il primo posto, e quindi io mi auguro che l'Atalanta vada alle eliminatorie, quindi alle partite secche, perché se lo merita, è un'ottima squadra che da anni sta giocando veramente molto molto bene. Quindi che vada direttamente agli ottavi. Agli ottavi, sì, sì. E senza passare per gli spareggi, appunto. Per i sedicesimi o play-off. Esatto, per i play-off, play-out, come... Sì. Per quanto riguarda invece la classifica, la Roma e lo Slavia Praga, dal punto di vista dei punti, sono a pari punti. La Roma però ha una migliore differenza reti, perché comunque ha vinto in modo molto largo le sue partite, e quindi bisogna vedere la prossima partita, se non ricordo male dovrebbe averla contro il Servette, sempre in trasferta, e dovrebbe chiudere con lo Sheriff in casa, e quindi mi auguro che riesca a fare quei punti che le servono per arrivare prima e non trovarsi poi a dover affrontare il barrage, che è sempre preoccupante. Benissimo invece la Fiorentina, che data è 10 di novembre, hanno giocato il 10 di novembre, sì, o sì. 9 di novembre, non lo so. 9. Per quanto riguarda la Fiorentina, molto molto bene il fatto che abbia sfruttato, come si auspicava, il doppio turno con i serbi del Cuciaricci, e però il problema della Fiorentina è che deve poi andare a giocare in trasferta contro il Ferencváros, quindi è questa la partita che secondo me farà da spartiacque. E benissimo il fatto che il Ferencváros e il Genk si siano divisi la posta, così la Fiorentina ha potuto prendersi il primo posto. A posto così? Sì. Abbiamo ancora qualcosa? Sì, abbiamo la Serie A, Paolo. Vai, Fabio. Sì, abbiamo la Serie A, ma che Paolo ci commenterà. Vai, Paolo. Ecco qua, allora i primi due verdetti li abbiamo avuti: Sassuolo Salernitana, un pareggio 2-2, strano risultato di un Sassuolo che, come abbiamo detto prima, batte super squadre e poi impatta con l'ultima in classifica. Genoa-Verona, questo Genoa ha vinto 1-0, proprio finita la partita un minuto fa. Diciamo che Girardino sta facendo bene, pur senza Retegui, che è ancora infortunato. Per cui questa squadra sta trovando in quel ragazzo Goodson veramente un nuovo playmaker, un nuovo, diciamo, alfiere, che sta portando la squadra di Genova veramente a buonissimi livelli. Le partite più importanti, ovviamente, aspettiamo Lazio-Roma come il pane, visto quello che ci siamo detti anche oggi. Abbiamo la Juve-Cagliari che prima abbiamo Gabriele ha correttamente commentato, andando a scavare anche un po' in qualche revival di un po' di tempo fa. Lecce-Milan, dopo la buona prova del Milan in Champions, può essere un ulteriore tassello in più per migliorare la posizione in classifica.
Monza veramente l'outsider di questo campionato, ottima squadra costruita benissimo da quel marpione di Galliani che insomma sul mercato effettivamente dà punti a tutti e raramente sbaglia le mosse, quindi una squadra con tanti giocatori veramente veramente interessanti e soprattutto un tecnico Palladino che può fare davvero molto molto bene anche in futuro. Il derby dell'Appennino, Fiorentina-Bologna, con la Fiorentina che sta facendo bene in Europa anche se in campionato poi alterna prestazioni eccellenti a prestazioni sicuramente meno interessanti, l'Atalanta che può continuare a consolidare il quinto posto perché l'Udinese sicuramente è una di quelle formazioni che non sta rendendo come dovrebbe, visto anche insomma il roster che non è assolutamente male, e poi abbiamo l'Inter Frosinone. L'Inter in questo momento è veramente la squadra più in forma del campionato, una rosa invidiabile e può consolidare ulteriormente la posizione in classifica tenendo la Juventus a distanza, quindi insomma una giornata interessante ovviamente su tutte, Lazio-Roma è molto interessante, Monza-Torino e il derby dell'Appennino. Fabio, la classifica è tutta sballata, bisogna metterla a posto con gli ultimi risultati e tutto quanto. Sì. Quella hai elevato l'esempio di quella precedente. Sì, era quella precedente. Vabbè, sì, comunque sì. Non c'è nessun problema, la manderemo poi con la trasmissione, la manderemo aggiornata anche con gli ultimi risultati di questa sera. Sì. Niente, no, altro che anche i risultati di stasera. Sì, appunto, approfittiamo. Saluti finali da parte di Gabriele, di Paolo, di Diego e Fabio poi che ci manderà la sigla. Voi, vai Gabriele. Allora, domani la giornata di domani, se, a parte il derby di Roma che è nettamente la partita più importante, sembra una marcia di avvicinamento a quello che ci sarà dopo la sosta. In realtà credo che invece la Juventus rischi in casa col Cagliari per due motivi. Il primo perché comunque, se non erro, ha Rabiot squalificato e poi ho la netta sensazione che sottovaluterà l'impegno. La Juventus quando si trova in questi match che fanno da spartiacque prima di un confronto diretto, di solito li fallisce. Quindi temo veramente che possa inciampare nel Cagliari. Mentre invece sarebbe importante che ci arrivasse con una vittoria. E poi il Cagliari ha fatto due ottime partite, la rimonta pazzesca col Frosinone ha dato energia al Cagliari che sembrava destinata invece ad essere la Cenerentola del campionato. Ma Ranieri sa sempre tirare fuori il coniglio dal cilindro perché è veramente un allenatore serio, preparato, bravo e umile, e veramente un gran signore. Mi fa piacere tutto quello che ha fatto Ranieri e quindi in bocca al lupo al Cagliari, però vedremo. Grazie Gabriele. Paolo? Beh, io parlo di Napoli, aspettiamo con ansia domenica alle 12:30 cosa succede. Garcia questa settimana non fa la conferenza stampa e quindi anche questa la dice lunga sul clima che c'è. È come se aspettassimo da un momento all'altro che succeda qualcosa per far andare via Garcia. Vediamo che succede. Sarebbe importante per il Napoli che è in corsa anche con i punti del Mondialito, no? Che è complicato la vita anche per questo, col risultato con l'Union Berlino, ci conta ad andare a quella manifestazione dove sappiamo che già certa l'Inter, mentre insomma un po' di posizioni sono ancora da vedere. Quindi aspettiamo con ansia quest'ulteriore puntata in casa Napoli. Bene, grazie Paolo. Diego, per te. Io invece vivo. Grazie della tua partecipazione. Grazie a voi. Vivo con ansia le ore che ci approssimano al derby. Sarà un derby molto importante e soprattutto, ecco, è il derby che precede la sosta della nazionale. Chi dovesse perdere delle due dovrebbe, come dire, leccarsi ferite di lunga degenza. La sconfitta verrebbe molto rimuginata, avrebbe un impatto molto forte.
Credo, ecco, una volta in più che l'importante sia non perdere. Vincere sarebbe veramente l'apoteosi, perché sarebbero 3 punti d'oro in chiave Europa e soprattutto la supremazia cittadina per almeno 6 mesi. Ecco. Addirittura. Va bene, va bene, va bene, va bene. Giusto, giusto, è giusto. Tutto quanto. Benissimo, allora Fabio, per la conclusione ricordiamo che noi avremo uno speciale giovedì, perché venerdì giocherà la nazionale, quindi giovedì avremo uno speciale che annunceremo con il dovuto anticipo e tutto quanto. Cerchiamo di avere i numeri speciali quando c'è la sosta del campionato, per cui appuntamento a giovedì prossimo e non a venerdì. Io ringrazio tutti, ringrazio Gabriele, ringrazio Paolo, ringrazio il regista occulto che si è comportato più che egregiamente questa sera, Paolo Racchetto, che non abbiamo visto in trasmissione ma che opera dalle quinte. Ringraziamo anche Fabrizio Pastore per il precedente intervento, e spazio a Fabio per la conclusione. Vai Fabio. Ma guarda, io voglio concludere bypassando il turno di domani, e mi verrebbe quasi da intonare l'inno di Mameli, ma siccome sono molto stonato mi limito a dire soltanto un Forza Italia, che credo che questo accomuni sia laziali, romanisti, interisti, milanisti, spero proprio di sì. Allora via con la sigla finale. Vai Fabio.